numeri da record quelli che hanno contraddistinto Didact 2023, la sesta edizione della fiera nazionale dedicata al mondo della scuola. Alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, nei 3 giorni di eventi, con oltre 340 aziende presenti, si sono recati migliaia e migliaia di visitatori, in larga parte docenti, dirigenti scolastici e lavoratori della scuola. Tra i partecipanti dell'ultima giornata c'è stato anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha dichiarato: «Il Ministero crede tantissimo alla formazione e all'innovazione. Siamo stati presenti a Didacta con 70 eventi, con focus che vanno dal PNRR alla scuola digitale, al risparmio energetico e all'ITS». Il ministro ha anche ricordato che c'è un dato drammatico: 1,2 milioni di posti di lavoro non vengono coperti in Italia per mancanza di qualifiche corrispondenti. La scuola, ha continuato il ministro, è un po' la sfida della maieutica socratica: tirar fuori ciò che noi abbiamo dentro. Ecco perché è importante l'orientamento e l'inserimento del tutor. Occorre potenziare gli istituti professionali, tecnici e gli ITS. Da qui l'idea che laddove manchino delle qualifiche specifiche e delle specializzazioni all'interno della scuola, si possa attingere al mondo della produzione con contratti di insegnamento, con un contributo del mondo delle imprese alla scuola. Perché ci sono delle, come dire, delle specializzazioni che necessariamente in alcuni casi presuppongono un contributo del mondo delle imprese. E allora ecco che questa scuola che fa parte di una grande alleanza dove io ho detto bisogna evitare che si crei una frattura all'interno di coloro che operano nella scuola, una grande alleanza fra famiglie, docenti, studenti, personale tutto del mondo della scuola, parti sociali, per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Alleanza, ha aggiunto Valditara, è strategico il ruolo dei docenti, che vanno valorizzati. L'altro giorno la Ragioneria dello Stato ha firmato il via libera ad altri 300 milioni per l'aumento degli stipendi, il secondo per il personale della scuola. Valditara ha detto che sta operando per una scuola intelligente al servizio della comunità, una istituzione dotata anche di mense e palestre al servizio per il territorio, con dirigenti scolastici e docenti veri attori di questo cambiamento, che hanno una forte carica di umanità e una consapevolezza che stanno realizzando una missione. Queste sfide culturali, queste sfide di civiltà vedono in primo luogo i docenti, i dirigenti scolastici, che sono i veri attori di questo cambiamento. Io voglio ringraziarli per lo straordinario lavoro che, con stipendi che sono del tutto inadeguati, in tutti questi anni hanno fatto. Quando li incontro e vedo la passione, vedo la gioia. L'8 marzo ho incontrato una preside, una docente e un appartenente al personale tecnico-amministrativo. Vedevo queste persone trasmettermi un senso di entusiasmo, parlarmi dei progetti che fanno con i ragazzi, parlarmi di recupero di ragazzi in difficoltà. Io non ho trovato, nemmeno fra i miei colleghi professori universitari, tanto entusiasmo. Eppure ci sono colleghi professori universitari che sono personalità eccelse. Ma quella carica di umanità, quell'entusiasmo meraviglioso che mi trasmettono queste esperienze, non li ho trovati in tanti altri lavori. Vuol dire che c'è una missione dietro, c'è la consapevolezza che in quel momento si sta facendo
una missione. Ebbene, diamo un'opportunità a questi docenti, a questi dirigenti scolastici, di riuscire a trasformare la società italiana, di riuscire a trasformare la scuola italiana, perché in mano tutti noi abbiamo il futuro dei nostri ragazzi. Nel corso dell'ultima giornata di Didacta, la tecnica della scuola ha anche raccolto diverse testimonianze di dirigenti, ricercatori INDIRE e protagonisti di questa edizione 2023. Eccole di seguito. Bene, terzo ultimo giorno di Didacta 2023, siamo sempre qui Fortezza Basso a Firenze, abbiamo con noi Elisabetta Mughini, dirigente di ricerca INDIRE e anche responsabile da alcuni anni di Avanguardie Educative. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, dottoressa, si è parlato in questi giorni a lungo anche dei finanziamenti del PNRR legati al piano scuola 4.0. Voi come INDIRE avete dato in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, un forte impulso alla vostra azione di supporto alle scuole, in particolare per il coinvolgimento degli studenti, l'aggregazione degli studenti rispetto appunto all'utilizzo ottimale, positivo della tecnologia. Ci può fare un po' un riassunto riguardo un po' il punto della situazione riguardo questa esperienza? Ma certo, volentieri. Beh, diciamo che già a partire da dicembre ci siamo resi conto che potevano esserci un disorientamento, perché gli investimenti sono cospicui, le progettazioni richieste dovevano essere un'occasione colta, no, dalle scuole. Quindi abbiamo supportato attraverso dei webinar, ne abbiamo fatti diversi anche con l'aiuto di molti altri dirigenti che si erano già incamminati in questi percorsi di trasformazione della didattica da vari punti di vista, quello dello spazio e quello delle metodologie e poi anche del tempo, no? Che nella scuola non può ridursi all'ora di lezione ma deve essere un tempo più disteso, proprio per permettere, quello che lei diceva, un coinvolgimento e un sorreggere i nostri studenti in un apprendimento che poi diventa un'esperienza di formazione significativa. Come lo facciamo? Lo facciamo non soltanto attraverso i webinar ma anche andando in visita alle scuole, e questo è sempre stato il ruolo di questa rete magnifica. Sono 1490 le scuole di Avanguardie Educative e sono molte le scuole polo che abbiamo come hub regionali, che poi si mettono a disposizione proprio aiutando. In tutta Italia avete, certamente, avete scuole polo che fanno in tutte le regioni d'Italia e abbiamo anche scuole capofila di alcune idee, metodologie innovative che si aprono proprio le proprie porte alle altre scuole che vogliono andare ad imparare direttamente, no, da chi ha già fatto questo tipo di esperienza. Le metodologie didattiche che promuoviamo hanno anche una centralità della tecnologia, che è buona parte dell'investimento del PNRR, però noi abbiamo bisogno non soltanto di immettere nuova strumentazione e nuove risorse, ma abbiamo bisogno di formare i docenti e sostenerli in quella che è una sfida globale, perché diciamo la società, no, della complessità ci circonda e può essere disorientante quando al nostro studente non si collega direttamente il sapere con il poi saper essere, saper fare e immettersi poi veramente nel mondo del lavoro. Quali sono i consigli pratici che fornite alle scuole in fase di progettazione e appunto anche buon utilizzo degli investimenti copiosi che si stanno realizzando attraverso il PNRR? Ecco, prima di tutto pensare a qual è l'idea di scuola che complessivamente si vuole andare a realizzare. Il secondo consiglio è che non si può fare tutto insieme, tutto in una volta, e quindi diciamo non ci deve essere una rincorsa alla novità della nuova tecnologia, ma la si deve pensare in un inserimento dentro a quelle che sono proprio la conduzione del gruppo classe, quali sono le unità, si dice
invece, no? Didattiche di apprendimento che molto spesso devono far convergere più discipline piuttosto che essere utilizzate solo per una disciplina. Ovviamente sto parlando in questo caso delle scuole secondarie di secondo grado, che sono quelle, no? Che si vedono sfidare da un punto di vista di poter rafforzare le competenze degli studenti che dovranno poi entrare o proseguire nel mondo della formazione, entrare nel mondo del lavoro con quelle che poi sono competenze a tutti i livelli, trasversali, soft skill e poi anche quelle sugli indirizzi che sono stati seguiti. Quanti anni sono che lei è responsabile di Avanguardie Educative? Avanguardie Educative nasce nel 2014, quindi sono più di otto anni. Andiamo che... per il decennale. Esatto. E quali sono le scuole e gli insegnanti più restii rispetto alle nuove tecnologie? Ma diciamo che io... Insomma, si è fatta un'idea? No, diciamo che io ho uno spaccato molto particolare perché sono quelle scuole che volontariamente, senza un piano diciamo nazionale, anche se noi siamo un ente di ricerca nazionale, scelgono di iniziare a fare percorsi di trasformazione. Possiamo avere alle volte delle resistenze più in docenti che si occupano di aree umanistiche, perché si pensa che, come dire, la letteratura, l'approccio alla lingua, ma fin anche diciamo alla storia e alla geografia, abbia bisogno solo di una trasmissione, no? del sapere. Ma poi in realtà, quando scoprono, no? quello che si può fare con la tecnologia e con le nuove metodologie, si innamorano. Ecco, e invece tra gli studenti diciamo il coinvolgimento possiamo dire che è lo stesso anche a livello territoriale, non so, gli studenti del nord, gli studenti più grandi, gli studenti del sud, più piccini, ci sono allievi e alunni più interessati alle nuove tecnologie? Secondo l'età dei territori? Diciamo, questo senza dubbio, in realtà non parlerei nemmeno di un interesse, è qualche cosa per loro di naturale, l'approccio. Sì, adesso si potrebbe anche dire che siamo oltre i nativi digitali, no? Perché vivono in un mondo che va verso più il metaverso, l'immersività, la continua anche virtualizzazione di alcuni rapporti. Mi permetterei più di dire che, siccome noi lo studente lo incontriamo attraverso i docenti, quello che io vedo attraverso Avanguardie Educative è che c'è una voglia di innovare per garantire maggiore qualità della formazione, molto spesso nelle scuole che vivono in contesti difficili, il contesto difficile per motivi sociali, di emarginazione oppure nelle periferie. Diciamo, se devo fare un bilancio, non è fra il nord, il centro e il sud, ma è piuttosto le comunità che sono alle volte anche comunità più piccole, no? Quelle delle piccole città, che ritengono che la scuola sia veramente la più grande agenzia formativa e allora hanno voglia di investire per continuare a trattenerli e poi hanno anche un'utenza molto spesso più fragile, più difficile e quindi entrare attraverso nuova tecnologia e nuove metodologie didattiche fa sì che lo studente si innamori del sapere. Io direi che insomma abbiamo fatto una carrellata. Una carrellata veramente ampia, di fermarci qui, poi sicuramente con Indire abbiamo intrapreso un percorso collaborativo di divulgazione di quelle che sono tutte le vostre attività a 360 gradi nei confronti delle scuole. Ringraziamo per oggi Elisabetta Mughini, dirigente di ricerca Indire. Grazie a voi di questa opportunità. Appuntamento ai nostri lettori di Tecnica della Scuola. Bene, siamo con Iose Mangione, ricercatrice Indire, responsabile strutture ricerca piccole scuole. Didacta 2023 è anche e soprattutto un nodo di collegamento tra le scuole e le istituzioni. Voi avete anche questo ruolo, ce lo illustra?
Sì, la sesta edizione di Didacta è stata per noi fondamentale per promuovere la nuova visione di scuola che Indire e in particolare il gruppo delle piccole scuole porta avanti, che è una scuola di prossimità, una scuola aperta al territorio, una scuola che grazie alle alleanze ripensa l'offerta educativa. Quindi un modello che va oltre quello dominante che conosciamo tutti e che ripensa un tratto fondamentale, il contratto educativo, non più soltanto il docente e lo studente, ma un contratto educativo sociale dove vi è una corresponsabilizzazione tra la scuola, la sua comunità, l'ente locale, gli spazi culturali presenti. Il felice incontro tra Indire e l'Apsus ha permesso di puntare l'attenzione sullo strumento fondamentale che permette di formalizzare queste alleanze, che sono appunto i patti di comunità. Il patto di comunità è fondamentale per restituire quell'essere responsabile, ma in maniera partecipata, a supporto della scuola. Andiamo nel pratico, un patto di comunità significa coinvolgere scuole di tutti i gradi, anche scuole di primo grado, secondo grado, primaria, all'interno di questo patto e fino a che, e poi passiamo all'Apsus, volevo capire un po' la struttura di questi patti, e fino a che, a livello territoriale, qual è il perimetro nel quale si vanno a costituire? Attraversano tutti i livelli e tutti i cicli scolastici e sono legati a una vision, a una visione che la scuola e la comunità condividono insieme, e quindi abbiamo patti che lavorano sulla scuola dell'infanzia, sul primo ciclo, la scuola secondaria fino alle scuole superiori, e li abbiamo raccolti e elaborati nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale dei Patti Educativi che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Apsus. Ripeto però, a livello territoriale è circoscritto oppure ci sono dei patti che vanno dalla Lombardia alla Sicilia? Abbiamo vari livelli di patti, innanzitutto sono su tutto il territorio nazionale e sono tantissimi, soprattutto quelli sostenuti con il finanziamento del Ministero, sono più di 700, e poi vi sono vari livelli di patto, sì. Il livello locale ma anche il livello di città intera fino ai patti che raccolgono più reti di scuole insieme. Bene, passiamo a Pasquale Bonasora, presidente dell'Apsus, che si spende attraverso la vostra struttura, voi date un supporto per realizzare il patto educativo, il patto tra le scuole. Sì, l'Apsus è un ente di ricerca che lavora anche sul territorio costruendo tutte le possibili forme di relazione tra cittadini, persone, comunità e istituzioni, quindi anche le istituzioni scolastiche. In questo quadro naturalmente un ruolo importante lo ha il patto educativo di comunità, proprio come strumento necessario per immaginare un modello scolastico innovativo, che riproponga però un cuore antico della scuola, quello del rapporto con il territorio. Ritrovare un rapporto vero con la cittadinanza, sì. Con le famiglie anche, sì, no? Sì, sì. E ci sono delle realtà già allestite, organizzate? Assolutamente sì. La prossima settimana verrà pubblicato il rapporto annuale sullo stato dell'amministrazione condivisa da parte di l'Apsus, che analizzerà più di 100 patti di collaborazione e patti educativi di comunità realizzati dalle scuole in tutta Italia. Un'ultima domanda, il patto educativo comporta anche una gestione dei finanziamenti legati al PNRR e Scuola 4.0? Il patto educativo si basa sulla costruzione di relazioni, la relazione è di per sé generativa, quindi capace di attrarre anche risorse di natura economica. In questo senso alcune linee del PNRR, ma anche alcune linee legate ai fondi strutturali o ai fondi regionali legati all'istruzione, possono diventare elementi che favoriscono quel sistema relazionale che rilancia il modello di scuola. Le scuole che volessero aderire ai patti, cosa devono fare? Le scuole che vogliono applicare questo metodo possono andare sul sito di Indire alla pagina legata all'osservatorio sui patti educativi di comunità. Attraverso quella pagina possono contattarci per costruire momenti legati alla formazione, alla sperimentazione e alla definizione dei patti educativi di comunità. Bene, ringraziamo José Mangione e Pasquale Bonasora, abbiamo parlato di patti educativi sempre comunque collegati al mondo del PNRR Scuola 4.0. Grazie.
Bene, Didatta 2023 si appresta alla conclusione. Abbiamo Giovanni Biondi, responsabile di programma scientifico Didatta appunto 2023 qui a Firenze, Fortezza d'Abbasso. Biondi, bagno di folla alla edizione che è la sesta, se non erro, era atteso questo, diciamo, questa grande partecipazione, perché ci sono dei fondi del PNRR molto, molto importanti, corposi. Lei ha espresso qualche dubbio però poi sulla effettiva ricaduta in tutte le scuole. Possiamo un po' fare il punto della situazione su questo concetto? Dunque, la mia esperienza, e ormai credo di averne tanta perché sono nato come insegnante nella scuola, poi ho fatto il preside, poi ho fatto il direttore di un istituto di ricerca, poi ho fatto il capodipartimento, quindi credo di avere... Presidente Indire, ho fatto anche il presidente di European Schoolnet a livello europeo, quindi credo di conoscere la scuola. E la cosa peggiore è dare i fondi a pioggia, quindi dare fondi in questo modo semplicemente è difficile che le scuole poi siano in grado di utilizzarli. Bisogna che le scuole, cioè i fondi servono per realizzare qualcosa, per avere un obiettivo, non alla rovescia, ti do i fondi e poi pensa a come fare, perché così non funziona secondo me. Quindi, cosa bisognava fare nel momento in cui l'Europa assegnava così tanti, insomma, oltre 2 miliardi di euro per 8.000 scuole autonome? Bisognava trasformare il modello scolastico, perché questo modello scolastico, così com'è, non regge più la trasformazione della nostra società. Dico banalmente, un telefonino o uno smartphone o un tablet o quello che volete, in un'aula dove si fa lezione frontale è un disturbo, da noi non serve, non esprime niente. Se non cambi la didattica, se non riorganizzi gli ambienti, il tempo della scuola, eccetera, anche tutte queste innovazioni rischiano di cozzare contro un modello. E quando parlo di modello scolastico parlo di orario degli insegnanti, parlo di organizzazione della didattica, parlo di programmi nazionali, parlo di ambienti, di architetture, di arredi. Quindi siamo di fronte a una situazione, io credo, sostengo da tempo, da anni, che il modo per disarticolare questo moloch alla scuola italiana è l'autonomia scolastica. L'autonomia scolastica si porta dietro la responsabilità, la necessità di avere e la flessibilità, perché oggi quello che manca è questo, cioè una flessibilità per poter poi sfruttare tutte le opportunità che i linguaggi digitali, tecnologie eccetera, quindi oggi offrono. Mi sembra di capire che c'è ancora troppa rigidità nell'impostare poi i progetti a livello nazionale, questo può essere un limite? Guardi, faccio un esempio, una cosa che diceva un vecchio ministro Berlinguer, chiamava la scuola il club mediterraneo, cioè la scuola in cui si fanno N progetti. Io ho visto scuole che con i fondi europei hanno fatto anche 40 progetti in un anno, sembra la scuola come posso dire. Quello che rimane uguale è la scuola, poi sopra c'è un'infrastruttura di fuochi d'artificio che però non cambia, i ragazzi si abbandonano la scuola e vanno in dispersione, lo fanno perché non raggiungono gli obiettivi formativi, non perché... Prima mi diceva non servono i progetti su materie, discipline, diciamo, effimere, di marginali. I ragazzi lasciano la scuola perché non vanno bene in matematica. Io non ho mai visto che c'ha tutti 8 e 9 abbandonare la scuola. Ho visto abbandonare la scuola e c'hanno 3, 4, quindi, e che vengono bocciati magari 2 volte di fila. Quindi il supporto deve essere fatto in che modo? Dobbiamo cambiare, per esempio, vi faccio un esempio. Le scienze noi le insegniamo in un modo narrativo, storico-narrativo, con la stessa metodologia con cui si insegna la letteratura italiana o la storia della filosofia o la storia dell'arte, e non regge. Come un ragazzo non si può appassionare a questo se non passa da un'attività laboratoriale, se non mette le mani su qualcosa, se non,
non le scienze, se no rimangono una cosa astratta, la fisica rimane un'entità astratta. C'è anche una responsabilità da parte dei docenti nel non voler cambiare la didattica? No, io non credo che sia un problema di non volere, è chiaro che c'è un'inerzialità nella scuola, si è sempre fatto così, siamo andati avanti sempre in questo modo, c'è il libro di testo, quando ci si accorge a volte che i ragazzi non ti seguono, si dice ma i ragazzi non studiano, sono i ragazzi che non ci seguono. Io credo invece che ora bisogna fare un passo diverso, cioè noi dobbiamo immaginare che i ragazzi hanno delle intelligenze multiple, che noi continuiamo a usare solo due linguaggi, quello scritto e quello orale. Quindi per concludere, ai docenti bisogna anche cercare di far capire, comprendere attraverso dei corsi di formazione, attraverso anche una galleria di idee, come di quella idee. Di Didacta. Sì. Didacta è una sorta di grande galleria delle idee, chi è venuto, sono convinto, si riporta a casa delle suggestioni, delle idee, delle qualcosa che lo spinge a trasformare la proprio modo di fare didattica. Allora, abbiamo visto delle aule, in particolare quelle sul metaverso, aule immersive, sì. molto partecipate queste sì. Aule, hanno avuto accesso tantissimi insegnanti. Perché avuto, c'è questo interesse per queste aule? Complessivamente nei 360 eventi formativi abbiamo avuto 15.000 insegnanti iscritti. È un record? È un record, sì. Per l'Italia è un record, anche per le prestate edizioni di Didacta. Noi era già un successo l'anno scorso e ne avevamo circa 5.000. Però chiedevo, su queste realtà c'è un interesse particolare? C'è un interesse perché sono delle novità. Il metaverso fa intuire che ci sono delle potenzialità notevoli per l'apprendimento, perché anche nelle aule immersive un bambino della scuola elementare che entra in un ambiente immersivo delle piramidi, anche le vede descritte sulla pagina del libro, ci entra dentro. Allora, voi avete anche preparato 6 dipartimenti a livello di primo ciclo, secondaria, biblioteca, umanistico, scientifico e quant'altro, con ambienti di apprendimento e all'interno workshop nei quali i docenti hanno assunto il ruolo di studenti. Sì. E anche questi sono stati molto, queste esperienze sono state sì. molto molto ben accolte. Sì, perché per capire una metodologia nuova bisogna viverla, non è che si può raccontare e basta. È che puoi raccontare una scuola che non c'è, così, con una bella presentazione, devi viverla, cioè devi capire. E gli insegnanti, se vivono come studenti o no, capiscono che cosa in più, diciamo, questa metodologia può offrire. Bene, ringraziamo Giovanni Biondi, responsabile programma scientifico didattica Didacta 2023. Bene, grazie a voi.